ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, video un po' particolare, mica tanto, perché video in the world addirittura, perché andremo a reazionare e votare, mi raccomando, questo video oggi già ve lo dico, ci saranno cosplay esagerati, perché andiamo a vedere, reazionare e votare i cosplay di tutto il mondo che troviamo su Pinterest. Perché Pinterest? Così mi è venuto, ma su Pinterest ci stanno un sacco di immagini belle, fighe, professionali. Andiamola a vedere quali ci stanno, chi ci sta, ci starà qualcuno che ci starà guardando? No, non lo so, spero di sì, non lo so. Andiamoli a vedere, ovviamente dopo che, come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutto il cosplay che dovete fare sempre. Dai, andiamo a vedere i cosplay più fighi del mondo da Pinterest. Ah, ok ragazzi, allora iniziamo subito a vedere quali risultati ci sono usciti. Come potete vedere ho scritto in alto cosplay e vediamo cosa mi è uscito, quindi vediamo cosa ci consiglia Pinterest nei cosplay del mondo, diciamo. Iniziamo subitissimo con questo cornutone che sta così all'inizio, questo vichingo, il vichingo cornuto. Non mancano mai i cornuti nei miei video, quindi iniziamo subito a vedere tanta roba, diciamo che qua il 10 già è in ballo, già sta ballando il 10, così subito, via, non lo so, soltanto non mi viene, mi viene a pensare che non so se è fatto, è reale o fatto con l'intelligenza artificiale. Attenzione, perché può essere, ormai che l'intelligenza artificiale fa passi da giganti, però ci sta il logo di un fotografo, quindi spero sia reale. Tanto il 10 già sta ballando, andiamo avanti. Qui ci sta Versace, poi ci sta, c'è lui, Luffy. Andiamo avanti. Raga, che sbavo persino io, tanta roba raga, cioè proprio così, proprio la grattugia del formaggio ce l'ha proprio lui. E vabbè, diciamo che la cosa principale è lui, poi adesso c'ha una maschera così. Andiamo avanti, vediamo chi altro c'è sta. Questo è Crudelia versione maschile, mi mancava Crudelia versione maschile. Non è che mi ispira tanto, non mi ispira tanto. Andiamo avanti, gli altri proprio si sono oscurati, non si vogliono far vedere, invece noi li clicchiamo. Questa è pubblicità. Attenzione, eccolo l'altro 10 che balla, tanta roba, ripeto, non, questo invece non so se è proprio un'immagine fatta proprio al computer o se è fatta proprio, o se è proprio lui un cosplay, non ci stanno descrizioni. Questo, ecco, mi sa che è proprio la stessa persona, quindi no raga, è proprio un cosplay. Ho fatto, non ho capito se lui, questi dovrebbero essere Whip, quindi sì, è proprio un cosplay reale, non è una riproduzione fatta al computer. Ci sta pure il logo del fotografo, però così senza maschera, così con le maschere, le armature, poteva essere. Allora, a questo punto raga, tanta roba, cioè raga, non so, anzi partiamo che non so che personaggio sia, questo ovviamente la mia ignorantitudine, però così a vederlo esteticamente con i led accesi, perché c'ha pure i led, mi sa, pure nella foto normale c'ha i led, armatura, tanta roba, pare che l'abbia fatta lui, pare, cioè ci stanno, io credo siano dei Whip questi, forse se le fatte le comprata, ma non mi interessa. E a vederlo così raga, porca puttana, il 10 balla allora, possiamo dirlo che balla, se la gioca col primo, col cornutone, se la gioca col cornutone. Andiamo avanti. E questo è invece, questo è
e beh, si vendono i cosplay. Questo è un altro, questo invece ha fatto la furbata. Ha fatto la furbata, ha detto: io non c'ho gli addominali, non c'ho tutte le cose precise come a quello che abbiamo visto prima nella foto, me li disegno. Giù, bella osservazione. Mi piace disegnarsi i muscoli, disegnarsi i muscoli. Mi piace, è una bella cosa. La zucca fatta molto bene, posso dirlo e diciamolo, la zucca luminosa fatta molto bene, complimenti. Questo è 9 e mezzo, ma non gioca col 10, andiamo avanti. Questo credevo di averlo visto alcune volte a Romix, ma mi sa che mi sbaglio con un'altra persona, non è lui, ci assomiglia un po' a un altro cosplay da Romix, vabbè. Bravo, mi piace questa cosa fatta col ghiaccio così a metà, bravo, mi piace molto. Lui viene direttamente da Moon Knight, bello, da dove viene? Vediamo da che nazione viene, non lo dice, niente. E se legge le cose, non si sa. Vabbè, andiamo avanti. Questo mi piace. Aspetta, ma non c'ha la testa. Aspetta raga, non ha la testa, per dove cazzo vedi tu senza la testa? Dove cazzo vedi? Questo è il braccio, queste sono le gambe, le braccia, ecco, è un po' più alto, ma gli occhi da dove cazzo vedi? Non c'è, sempre il fatto che non capisco da dove vedi gli occhi. Non lo so, forse c'è uno schermo dentro e dalle che sto succedendo proprio volando fantascientificamente. Andiamo avanti, non mi interessa. Poi ci sta lui, il Jinx versione maschile, che mi piace, devo dire, la pistola luminosa fatta molto bene, bella. Poi c'è lui che come cazzo è che si chiama? Quei blocchi mentali, Ghost Rider, come cazzo ho fatto, scusa, Ghost Rider, bello, mi piace molto questo Ghost Rider con le catene, le borchione, la fiamma in testa, mi piace. Andiamo avanti. Poi questo cria ti fa vedere il tutorial come fare la maschera dei Chainsaw Man, mi piace molto, ma non è questo il video, non è questo il momento di vederlo. Invece lui, questo Goku Super Saiyan, mi piace tantissimo, bravo, molto bene. La parrucca molto natural, parrucche natural secondo me sono le migliori, sono le più realistiche, le parrucche più natural, diciamo. Andiamo avanti, parlo io che ho i parrucconi tutti così aggrugnati, diciamo, però parrucche natural mi piacciono di più. Poi ci stanno loro, Chainsaw Man e la donna bambù. Ultimi tre cosplay, se no sto video dura un'infinità, tre cosplay ancora da vedere, che saranno proprio loro tre. Loro due, mi piace molto belle. Il Gambit donna e come si chiama l'altra? Non mi ricordo. E Rogue, ho visto la descrizione. Gambit e Rogue, brava, mi piace. Poi ci sta lui che da dove viene lui? Darkane. E il personaggio l'ha messo di sotto, bravi, vedi? Queste foto con i personaggi messi sotto o vicino, comunque nelle vicinanze che si capisce da chi è preso e il cosplay, tutti così dovrebbero farlo. Beh, se sono personaggi un po' ricercati che non tutti conoscono, dovrebbero farli così, mettere il personaggio in piccolo a fianco e uno capisce la differenza. Mi piace, bravo, 9, te lo sei meritato il 9, te lo sei meritato tutto, bravo. Ultimo cosplay, beh, questo è proprio over, questo è proprio oltre,
se può fa però così Tarin, Tarin va proprio oltre le i cosi, è overpower, come si dice overpower. Tarin è overpower, mi spiace Tarin, tu non sei da 10, sei proprio da 100, non, bello, mi piace, ma sarà per un'altra occasione. Che cazzo gli vuoi dire? Che cazzo gli vuoi dire? C'è Tarin, raga, tanta roba, non c'ha un difetto. Trovatemi un difetto, scrivetemi il difetto di questo cosplay, scrivetemi questo, un difetto nella descrizione qua sotto, trovatemene uno e vediamo. Io così, a vederlo così, non ne trovo, raga. Look, makeup fatto perfetto, parrucca fatta perfetta, fisico perfetto, cosplay perfetto. Trovatemi un difetto di questo cosplay di Tarin e scrivetelo nei commenti. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Vediamo. Diciamo di altro cosplay. L'ultimo cosplay è lui. L'ultimo cosplay è lui. Joker mi piace molto. Bravo. Ti posso dire, i denti d'oro, bravo, l'ho fatto anch'io Joker, ma questo è fatto molto bene. Complimenti. E quindi, ultimo cosplay, dai, facciamone un altro, è lui, beh, bello, mi piace, molto, molto fedele all'originale, posso dirlo, fatto molto bene, bravo, complimenti. Quindi il 10, chi si gioca il 10, raga, il 10 se lo balla lui, l'uomo macchina, che non so che personaggio sia, non manca la descrizione ammesso, se lo gioca lui e il cornutone del video, e lui, il vichingo. A chi io damo, raga? A chi io damo? È facile far vincere con le armaturone tutte belle, luminescenti, ma provate a farvi un culo così, un mazzo così, a farvi barba, parrucca, elmo, tutto coso così, glielo diamo a lui. Il 10 oggi lo vince lui, il barbaro, il cornutone, il bello, mi piaci tanto, complimenti, speriamo che non sia intelligenza artificiale. Va bene ragazzi, e quindi diciamo tutti bravo, complimenti, chiunque tu sia, se lo conoscete fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E quindi ragazzi abbiamo fatto vincere il barbaro cornuto. Fatemi sapere voi nei commenti qua sotto se siete d'accordo con il mio giudizio. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video, che video forse faccio uscire lunedì prossimo, non lo so, ma qualcosa uscirà. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale Shogari.